Ciao a tutti gente, io sono Givgi e bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a iniziare un'altra serie horror, tanto per cambiare. No vabbè, ma quello che ho portato fino adesso non era solo horror. Comunque andiamo a fare Resident Evil 7, il gioco che ha rilanciato praticamente la saga di Resident Evil. Io l'avevo giocato al lancio, cioè al lancio, comunque qualche giorno dopo avevo fatto una partita, ho fatto un'intera run, l'avevo finito, poi l'avevo riiniziato, ero arrivato più o meno di nuovo a metà e poi ero passato ad altro, adesso non mi ricordo più, anche perché poi probabilmente ho avuto poco tempo a disposizione. Comunque niente, adesso voglio portarlo, voglio rifare una bella run con voi e farvi vedere questo gioco per chi non l'avesse ancora visto. E comunque niente, andiamo a viverlo magari con un po' di umorismo, non con tutta la tensione della prima volta, ma non mi ricordo quasi niente, qualche cosa all'inizio, ma proprio quasi niente. Quindi niente, bando alle ciance e iniziamo la nuova partita. Ehi amore, beh ecco, volevo solo salutarti velocemente e dirti che ti amo tanto. Oh, indovina un po'? Sarò di ritorno a casa molto presto, evviva! Oh, non vedo l'ora di farla finita con questa storia della babysitter e di tornare dal mio amato marito. Mi manchi tanto. Ora devo tornare al lavoro. Sappi che ti amo, Ethan, mi manchi molto. Ti mando un mare di baci, ti amo tanto. Ciao, amore! Ethan. Sì, è vero. Ti ho mentito. Non avrei dovuto, ma quello che posso dirti è che se troverai questo, stanne lontano. Ehi, sono Ethan. Ehi, Ethan, tutto bene? Sei sparito l'altra sera? Sì, va tutto bene. Però Mia non è morta, lei è viva, è tornata. L'hanno trovata? Ma come? Sul serio? Io non lo so, ma è tornata. Non so come ha fatto, ma è tornata. Forse è uno scherzo. Vuole che la raggiunga. Ma lei dov'è? Dalvey, Louisiana. Sono passati 3 anni. Lo so, ma se invece fosse davvero lei, voglio scoprire qualcosa in più. Questo è il posto. Va bene ragazzi, incominciamo. Allora, intanto lui probabilmente deve essere un amante delle macchine di vecchio stile. Guardate che roba, sembra quasi l'auto di Ash di Evil Dead. Sembra solo, però non è. Fatemi guardare, no? Ok. Ah, beh, il colore è squallido. Il colore è veramente brutto. Cazzo, riverniciala sta macchina. Allora, ok, come chiunque abbia perso la moglie a distanza di anni, quando riceve poi un'email si reca da solo in un posto assurdo e boscoso. Ok, quindi proseguiamo, andiamo a vedere un po'. Guarda che bello, oh, ma tengono pulite le strade qui. Ecco, vedi? Mamma mia, evitiamo almeno le pozzanghere, dai. Che schifio. Ok, la casa. Guarda il tuo obiettivo, sì. Ma ciao. Bella però la luce che gli hanno voluto dare all'introduzione, all'inizio. Bellissima l'acqua dello stagno comunque. Bravi su quel lato lì, veramente bravi.
Ok, c'è nessuno? Ah, è così. A parte che avete il cortile un po' allagato. Un campanello? Eccolo qua. Non c'è nessuno. E allora niente, proseguiamo, troviamo un'entrata. Ah, vedi, c'era un parcheggio anche più avanti, allora potevamo venire fin qua con la macchina. Allora, vedo che hanno lasciato tutto bene in giro. Ok. C'è nessuno? Mamma mia, guarda come sono combinati i vetri di st'auto. Allora, ruota, gira. Unisciti a noi. Vabbè. Fatemi solo controllare un attimo dove che va a mettere i documenti. Nessun documento, com'è possibile? Ma questo non è... non me lo mette come documento. La casa infestata in Louisiana. Ok, va bene. Mamma mia, che recinti, eh? Sembra un carcere. Accetta il suo dono. Ah. Sto provando i tasti mentre mi muovo in mezzo alle mosche. Che gioia. In mezzo alle mosche. Fate largo. Ehi, guarda laggiù. Brutto. Schifo era. Allora, intanto... ah, ok. Cosa abbiamo noi qua? Un attimo, questa... ah, l'email. È stata forse 3 anni prima. Vedi, mi ricordavo giusto quello. Allora, qui abbiamo visto passare qualcuno. Qua giù è tutta una palude, mamma mia. Ok, i corvi schifosi. Fatemi vedere un po'. Cos'è, un cadavere? Carne animale, spero. Vabbè. Che ah, vedi? Sì. Un artista. Ok. Allora, basso o alto sembra fare lo stesso rumore, non mi ricordo più adesso. Corvi morti? Ah, ok, c'è un fuoco. E la casa, ci siamo arrivati. Laggiù c'è anche un serbatoio. Allora, qui sta bruciando qualcosa. Andiamocela bene la casetta da fuori, perché poi passeremo un bel po' di tempo lì dentro. Allora, ruota, gira. Patente di guida. No, non c'è nient'altro. Soldi. Inventario, andiamo a vedere un attimo. Questa è... la patente di guida... di lei. Non riesco... no. Va bene. Chiudiamo. Ah, è tutto orrendo. Allora, andiamo a farci un giro. Allora, vediamo un attimo. Qua non si passa, ok. Fatemi guardare un po'. Tengono bene i giardini da queste parti, eh. Qua non si vede niente.
No. C'era rumore però. Come mai è venuta a vivere qua mia moglie? Non se lo pone la domanda. Ok. Ah, vediamo questo. Questo è inquietante, proprio tipo la casa. Non c'era... Mi sembra che c'era proprio un'altalena del genere. Qualcosa, un dondolo così in veranda. Nel film, intendo. Allora... Ok. Hanno chiuso così le finestre. E difatti, quando vedi una finestra del genere, la prima cosa che pensi è ma voglio proprio entrare lì dentro. Ok. Vabbè. Dai, dopo 3 anni è ancora così preso e innamorato da la moglie morta che manda email. No. Ah. Oh. Cazzo. Ha la chiusura automatica, sembra vecchia di 2000 anni sta cavolo di porta. Ok, e adesso siamo fregati, ragazzi. Da qui inizia il nostro meraviglioso incubo. Proseguiamo. Ok, devo riprendere... Allora, chiudi la porta, così. Ah, va bene. Questo cos'è? Un dipinto di un albero? Una foto? Ah, vedo che l'arredamento è di buon gusto. Ecco, vedi, uno sente un rumore così e sfonda la porta con la testa piuttosto di continuare ad andare avanti, però vabbè, proseguiamo. Lo senti che c'è un rumore, qualcosa che si muove? Ah, ecco, vedi, così che si chiudono gli armadi, con le catene. C'è nessuno? Complimenti per la casa e l'arredamento e la pulizia soprattutto. Vabbè. Allora, qui vedo che ci sono già gli scarafaggi che ci salutano. Questa è chiusa. E iniziamo subito con una bella foto qua, vediamo un po' cos'è. C'è una bambina o qualcosa. Va bene. Vediamo un po' cosa hanno preparato per cena. Che schifo. Dai. Cazzo. Cazzo. Richiudilo. Allora, esploriamo un po' questa cucina meravigliosa. Vediamo di chiuderla l'acqua. Oh, basta rumore. Ok. Vedi che le senti i rumori, allora. Guardiamo un po', vediamo. Più di 20 persone scomparse in 2 anni. E questo dovrebbe far riflettere di nuovo. Schiuma, inquinamento, sì. Qua c'è un bel sacchetto, vedo. Mamma mia! Chiudilo, chiudi subito, sai che odore che è uscito da lì dentro. E guardiamo anche qua, dulcis in fondo. Eccoli, e qui si cucinano i corvi, quindi sappiamo anche chi è l'autore dei probabili assassini di corvi là fuori. Proseguiamo, vediamo un attimo. Allora, spero di non gridare ogni volta che ci sarà un colpo di scena. Non mi ricordo dove sono andati a metterli. Allora, guardiamo un attimo qui. Chiudiamolo, va. Qua? C'è qualcosa? Qualcuno? Ok, qui abbiamo una scala che va sopra. Uno specchio, un quadro, un niente. Ok, una porta chiusa. Qui hanno il vizio di posto di usare le chiavi, fanno così, catene e assi, ok. La cosa è particolare. Oh, qui abbiamo un'altra porta. Siamo con questa. È chiusa.
Vediamo se ci, sì, abbiamo già una mappa o se la sta disegnando sul momento. Andiamo a vedere qua. Ah, ok, qua qualcosa mi ricordo. Va bene. Allora, qui dobbiamo portare... Ah, intanto guardiamoci le foto. Tutte robe allegre, vedo, eh? La foto di qualcuno. Ok. Questa potrebbe essere mia. Oppure no, non c'è niente. Vabbè, lasciamolo lì. Facciamoci un giretto. Qua ci servirà un fusibile. Ok, c'è una televisione. Possiamo girare. Ok, guardiamoci un po' di TV. Ancora col videoregistratore, tra l'altro. Comunque, vabbè, dai. Ognuno usa la tecnologia che più gli aggrada. Una cella. È inquietante. Tu entri in una casa e trovi le foto di una cella. Potrebbe essere anche dentro questa casa. La cosa è un po' sospetta. Ok. Allora, questa parte me la ricordo. Questa parte. Mi ricordo che la leva è lì sotto. Comunque, adesso prima guardiamoci intorno. Sembrano i proprietari. I bambini. Una foto vecchia, tra l'altro. Lui è rimasto uguale, però. Non invecchia lui. Qua. Ok, facciamo così. Apriamo la leva. Eccola lì. Dai, devi proprio indicargliela bene, però va bene. Pensa a tirare questa leva quando il fuoco è acceso. Deve essere un bel problema. Va bene, prima di andare verso quella strada lì voglio guardarmi solo ancora la zona sopra. Ok, non amano la musica. Togliamoci, va. Con tutto il bordello che abbiamo fatto non ci ha sentito ancora nessuno. Ok, abbiamo di nuovo... Lui deve essere un vecchietto a vedere come corre. Ah, guardiamo anche le foto. Ma che foto è? Dai, la foto con questa incappucciata in questa maniera. Sembra una foto di Halloween. Ma dai, chi è che metterebbe una foto così? Se non per scherzo o per gioco o sotto la festa di Halloween. Dai. Ok, o magari qua si sono... Sono tutti... Sono spariti tutti sotto Halloween. Ecco qua, qui abbiamo una videocassetta. Filmato casa abbandonata. Ok. E il punto di salvataggio. Guardiamo un attimo la videocassetta. Dove sei? Ecco qua. Esamina, cosa ci dice? C'è scritto qualcosa? No? È zozza. Se la metto dentro la macchinetta si rompe il videoregistratore. Va bene. Allora, vediamo. Ok, adesso abbiamo una videocassetta che ci può servire, però... Aspetta, ma non c'è anche un baule? No, non c'è ancora. Qualcosa dove deporre gli oggetti? Mi ricordo male? Sì, perché poi c'è una confusione di vari Resident Evil nella testa. Anche se questo si distingue per il tipo di visuale che ha in prima persona... A me all'inizio non aveva spaventato l'idea, anche perché stavo giocando a tanti giochi in prima persona, quindi ho detto, ma sì, ci sta un bel Resident Evil così. Anche se non avevo tanta fiducia, guardiamoci sempre intorno, alla fine solo adesso avremo il tempo per stare tranquilli e guardarci intorno. Comunque, mi aveva lasciato, come dire, sai, non, indifferente il fatto che la visuale cambiasse, però avevo paura sul fatto che magari era di nuovo... uno sparatutto praticamente, e invece no, ha proprio rilanciato la saga questo gioco. Ok ragazzi, facciamo così, ci fermiamo subito alla prima parte, facciamo un piccolo video perché poi dopo iniziamo decisi, iniziamo a esplorare la casa. La leva che ho tirato sotto ci ha aperto una strada e noi andremo a vedere dove ci porta. E niente, io sono Gigi, passo e chiudo.